Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi tutorial di questa coppettina che ho chiamato Memole, la versione semplice che è questa qui, dove appunto ho aggiunto la coppetta realizzata con le perline, la nappina e il perno. E anche in una versione un po' più elaborata, dove ho aggiunto bicono Swarovski, daghe, nappina, mezzi cristalli per creare un orecchino un po' più particolare e prezioso. Questa coppetta è stata realizzata con la tecnica del peyote guida twist no crochet. Questa tecnica è stata creata dalla signora Ghirlinde Lenz, che ringrazio e saluto. E ringrazio per avermi autorizzata a realizzare il tutorial di questa coppetta. Dopo, appunto, ho pubblicato un post sul suo gruppo Facebook Peyote Guida Twist No Crochet. Ve lo mostro anche questo post, ed eccolo qui. Ho pubblicato questo post sul suo gruppo. Questo è il gruppo della signora Ghirlinde Lenz. E appunto mostravo questa coppettina utilizzando sia gocce e sia nappine per creare questi orecchini davvero molto carini. Il post è esploso di like e di commenti, io davvero non me l'aspettavo. E proprio in questo post la signora Ghirlinde Lenz mi autorizza a realizzare il tutorial di questa coppettina. Con questa tecnica, il peyote guida twist no crochet, si realizzano dei tubolari. Io ho modificato all'interno della lavorazione alcuni punti per trasformare il tubolare in una coppettina. Questa coppettina ovviamente può ospitare sia nappine e gocce come avete visto dalla foto, ma possiamo anche utilizzare questo metodo per realizzare dei terminali che poi ci serviranno per concludere le nostre lavorazioni bracciali, collane, nelle due estremità, utilizzare queste coppettine per chiudere il nostro lavoro. Ovviamente le spirali e i tubolari possono essere realizzati con diverse tecniche, non solo con il peyote guida twist no crochet, ma possiamo anche sbizzarrirci e realizzare il tubolare con la tecnica del ribbon o la spirale Cellini o anche lavorazioni col crochet, fare un miscuglio di tecniche ed avere dei lavori davvero particolari. Con questo video ci tengo anche a ringraziare Marianna in The Made e la saluto, ciao Marianna, per il suo tutorial in italiano. Grazie al suo tutorial io ho sperimentato davvero tantissimo con questa tecnica fantastica e sto creando diverse cosine che vi mostrerò in un altro video, perché se no mi dilungo troppo in chiacchiere e non vi mostro nulla. Quindi adesso vi elenco il materiale per realizzare le nostre coppettine memole. Il materiale è il seguente: innanzitutto sto utilizzando le Rokail 110, sia della Toho e sia della Miyuki. Della Toho sto utilizzando le Permanent Finish galvanized alluminio, della Miyuki sto utilizzando le Durocat galvanized teal e le Opac Lustered Salmon. Questo è per quanto riguarda per la creazione proprio del cono. Voi tranquillamente potete anche utilizzare o solo Toho o solo Miyuki. Io, siccome mi piace sperimentare, le ho utilizzate entrambe. In entrambi i casi sono sia Toho che Miyuki, sia in questa versione qui e sia anche nell'altra. Ho creato anche altre versioni dove sono tutte Toho e ho creato altre versioni dove sono tutte Miyuki. Il risultato non cambia, il risultato è sempre perfetto. Ci occorre il Miyuki. Io sto utilizzando questo qui colorazione rosa e poi ovviamente l'ago. L'ago sto utilizzando un pony misura 10. Vi occorre una nappina. Io sto utilizzando questa qui con la testolina piccola, perché in commercio, come sapete, ci sono anche le nappine con la testa un po' più grande. Per questo genere di nappina ho creato altri tipi di coppettine, quindi ve li mostrerò in un altro video. Per questo tutorial qui vi occorre proprio questa qui con la testolina piccola. La coppettina in metallo non è obbligatoria, perché vi spiego, se ce l'avete bene, potete tranquillamente inserirle queste qui a cono all'interno. Se non avete questo genere di coppettina non è un problema, perché in questa lavorazione qui oggi ho aggiunto la coppettina, mentre in quest'altra lavorazione qui semplice la coppettina non l'ho aggiunta e la lavorazione è sempre bella compatta e stabile, quindi non è obbligatorio aggiungere la coppetta all'interno. Ho ovviamente anche due chiodini, uno per collegare ovviamente per fare l'asolina alla nappina e un altro chiodino che va dalla nappina al perno.
Ci occorrono anche due perni se vogliamo realizzare degli orecchini. Poi, per quanto riguarda la decorazione della nappina, io ho utilizzato in questo punto qui finale un mezzo cristallo da 4 mm, Violet. Poi, per quanto riguarda qui nella coppetta, ho utilizzato tre Bicono Swarovski e poi un altro Bicono Swarovski, sempre cristallo, l'ho utilizzato qui in questo punto da 4 mm. Poi la decorazione di questo pendolo sta a vostro gusto. Io qui ho aggiunto delle perle da 2 mm bianche, delle rocaille 15-0 per collegare la daga. La daga è Crystal AB, misura 16x5 mm. E mi sembra un effetto davvero molto carino aggiungendo la daga in questo punto. Poi ovviamente sta a vostro gusto personale se aggiungere invece della nappina la goccia, invece della daga solo delle perle o dei mezzi cristalli, sta a vostro gusto. Ovviamente giù sotto nell'info box vi lascio anche la lista dei materiali se ho dimenticato qualcosa, ma non credo, e vi lascio al tutorial. Inserite sul vostro lago questa sequenza: una rocaille 11-0 argento, 4 tial, 4 salmon, 2 argento, 4 tial, 4 salmon e 1 argento. Esattamente sono 20 perline di base. Il filo, come vi dicevo prima, sto utilizzando il Miyuki. La lunghezza del filo è 1,30 m. Sto lavorando con un filo abbondante. Questo lo faccio appunto se lavoro con il Miyuki o con il Fireline. Il discorso è differente se lavorate con un filo monofilamento. Portate le perline alla fine del filo ed eccomi qua. Inserite una rocaille pesca sul vostro ago, il filo fuoriesce dalla perlina argento, salto la perlina argento e rientro nella seconda rocaille pesca. Di nuovo una rocaille pesca. Salto una della base e rivado in quella. Ed ecco qua. Una rocaille teal. Salto la pesca e rivado nella prima teal. Di nuovo una rocaille teal. Salto questa e rivado nella rocaille che viene subito dopo. Tiro bene il filo. Una rocaille argento, salto una teal e rivado nella prima argento. Una nuova rocaille pesca. Di nuova rocaille pesca. Salto sempre una e rivado in quella subito dopo, ovviamente. Stiamo lavorando al peyote. Una nuova rocaille teal, di nuovo una nuova rocaille teal, di e infine una rocaille argento. Ed ecco qua il risultato. A questo punto una nuova perlina salmon e rientro nell'ultima argentata, una nuova perlina argento e rivado nella teal, una nuova teal e rivado nella teal, un'altra teal e rivado nel salmon, una salmon e rivado nell'altra salmon, una salmon e rivado nell'argento, un argento e rivado nella teal. Una teal e rivado nella teal, un'altra teal e rivado nel salmon e poi una salmon. Stringo per bene, questo è il risultato al momento. Adesso una salmon e rivado nella salmon. Aggiusto la perlina. Adesso c'è la teal, quindi un'altra teal. Dovete seguire i colori che trovate sotto. Di nuovo una teal. Adesso, siccome c'è l'argento davanti a noi, una nuova argento. Adesso una salmon. Di nuovo una salmon. Una teal.
di nuovo una teal, un argento e una salmon. Ed ecco qui il risultato. Adesso una salmon e rivado nella salmon. Ed eccola qua. Una nuova salmon e rivado nell'argento. Un argento e rivado nella teal. Una teal e rivado nella teal. Un'altra teal e rivado nella salmon. Una salmon e rivado nella salmon, di nuovo una salmon e rivado nell'argento, un argento e rivado nella teal. È davvero molto semplice e intuitivo. Una teal e rivado nella teal, una teal e rivado nella salmon. E questo è il risultato. Adesso una teal e rivado nell'ultima teal inserita. Di nuovo una teal e rivado nella teal. Un argento e rivado nella perlina argento. Una salmon e rivado nella salmon. Nuovamente una salmon e rivado in quella che viene subito dopo. Una teal e rivado nella teal. Una teal e rivado nella teal. Una argento e rivado nell'argento. Una salmon e rivado nella salmon. L'ultima di questo giro salmon e rivado nell'ultima salmon. E tiro bene il filo. E questo è il risultato. Adesso, siccome qui sono già due righe di salmon, iniziamo con una teal, quindi una teal sul nostro ago e vado nella salmon. Una salmon e rivado nella salmon per concludere il secondo giro. Adesso di nuovo una salmon e rivado in quell'argento. Un argento e rivado nella teal. Una teal e rivado nella teal, una teal e rivado nella salmon, una salmon e rivado nella salmon, un'altra salmon e rivado nell'argento, un argento e rivado nella teal, una teal e rivado nella teal. E questo è il risultato. Adesso una teal e rivado nell'ultima teal, un argento e rivado nell'argento, una salmon e rivado nella salmon, nuovamente una salmon e rivado nella salmon, una teal, nuovamente una teal, un argento e rivado nell'argento. Una salmon e rivado nella salmon. Una nuova salmon e rivado nella salmon. E in ultimo una teal e rientro nella teal. Ed ecco qua. A questo punto una teal e rivado nella teal. Una nuova teal e rivado nella salmon. Una salmon e rivado nella salmon. Una salmon e rivado nell'argento, un argento e rivado nella teal, una teal e rivado nella teal, una teal e rivado nel salmon, una salmon e rivado nella salmon, di nuovo una salmon e rivado nell'argento ed infine un argento. Questo è l'ultimo giro, quindi un argento e rivado nell'argento, una salmon e rivado nella salmon, di nuovo una salmon e rivado nella salmon, una teal e rivado nella teal,
Una teal è arrivato nella teal. Un argento è arrivato nell'argento. Una salmon è arrivato nella salmon. Di nuovo una salmon è arrivato nella salmon. Una teal è arrivato nella teal. L'ultima, una teal è arrivato nell'ultima teal. E questo è il risultato. Adesso giro il lavoro ed ecco qui il risultato. Dobbiamo posizionare il lavoro in questo modo, cioè posizionare la perlina argento con il filo, quello corto, quello di inizio di lavorazione per intenderci, sopra. E questa è l'ultima perlina inserita teal, questa qui. Quindi io fuoriesco da questa perlina teal con il filo che va verso la mia destra. Rientro con l'ago nella perlina argento dell'altra estremità andando verso sinistra, la mia sinistra, e tiro il filo in questo modo. Adesso con l'ago, vedete il filo è qui, adesso con l'ago rientro nella l'ultima perlina inserita, la teal, andando sempre verso sinistra. Rientro in questa, solo in questa perlina, quindi teniamo il lavoro, vedete, in questo modo. Non fate incrociare i fili e adesso teniamo il lavoro e tirate. E la lavorazione si è chiusa, vedete? Ve la mostro. Questo è come si presenta la lavorazione adesso. Adesso dobbiamo lavorare al peyote in questi spazietti qui. Io fuoriesco da questa teal, ovviamente seguo sempre il disegno dei colori scelti, quindi inserisco una teal sul mio ago e rivado nella teal che viene subito dopo. Non vi preoccupate se adesso è instabile, ma una volta inserite alcune perline il lavoro si stringe. Un'altra teal e rivado nella salmon. Una salmon e rivado nella salmon. Bisogna sempre seguire le colorazioni sotto. Di nuovo una salmon e rivado nell'argento. Un argento e rivado nella teal. Una teal e rivado nella teal che viene subito dopo. Giro il lavoro per comodità. Una teal e rivado nella salmon. Una salmon e rivado nella salmon. L'ultima salmon e rivado nell'argento. A questo punto inserisco una salmon sul mio ago e rientro nella salmon. Di nuovo una salmon e rivado nella salmon. Una teal ed entro nella teal. Una nuova teal ed entro nella teal. Un argento e rientro nell'argento. Una salmon e rivado nella salmon. Una salmon e rivado nell'altra salmon. Una teal ed entro nella teal. Una teal e rientro nella teal. Ed ecco qua. A questo punto una argento e rientro nella salmon. E risalgo nella salmon accanto e rientro anche nella perlina argento inserita e tiro il filo. Un argento e rivado nella teal, una teal e rivado nella teal.
Di nuovo una teal e rivado nella salmon. Una salmon e rivado nella salmon. Una salmon e rivado nell'argento. Un argento e rivado nella teal. Una teal e rivado nella teal. Una teal e rivado nella salmon. Una salmon e rivado nella salmon. E ho concluso questo giro. Di nuovo una salmon e ritorno indietro. Li aggiusto. Ecco qua. Una teal e rivado nella teal. Una teal e rivado nella teal. Un argento e rivado nell'argento. Giro il lavoro. Una pesca e rivado nella pesca. Una pesca e rivado nella pesca. Una teal e rivado nella teal. Una teal e rivado nella teal. Un argento, e seguite bene questo passaggio, rientro in questo argento qui, questa, ed ecco qua. E adesso, senza inserire alcuna perlina, entro con l'ago nella salmon. Risalgo nella teal e rientro anche nell'ultima argento inserita di questo giro e tiro bene. Inserite una argento e rientrate nella teal, una teal e rientrate nella teal, una nuova teal e rientrate nella salmon, una salmon e rivado nella salmon, di nuovo una salmon e rivado in quell'argento, un argento e rivado nella teal, una teal e rivado nell'altra teal, una teal e rivado nella salmon. E tirate bene il filo. Adesso una teal e ritorno indietro, ovviamente le aggiusto, una teal e rivado nella teal, un argento e rivado nell'argento, una salmon e rivado nella salmon. Nuovamente una salmon e rivado nella salmon, una teal e rivado nella teal, una teal, rivado nella teal, vado ad inserire l'ultima perlina argentata, in questo caso inserisco l'ago soltanto in questa argentata, tiro bene il filo ed entro con l'ago nella seconda teal, questa, risalgo nell'argento e anche nella perlina argento inserita e tiro bene il filo. Di nuovo un argento e rivado nella teal. Stiamo effettuando delle diminuzioni. Una teal e rivado nell'altra teal, una teal e rivado nella salmon, una salmon e rivado nella salmon,
una salmon e rivado nell'argento, un argento e rivado nella teal, una teal e rivado nella teal. E questo è il risultato al momento. Adesso una teal e rivado nell'ultima teal inserita, ovviamente riaggiusto, un argento e rivado nell'argento, una pesca e rivado nella pesca, nuovamente una pesca e rivado nella pesca, una teal e rivado nella teal. Sono passaggi molto ripetitivi. Una teal e rivado nell'altra teal, l'ultima perlina di questo giro argento e rivado nella perlina argento. Giro il lavoro ed inserisco l'ago andando verso il basso in questa rosa, andando verso l'alto nell'altra rosa, vedete, e anche in quell'argento, e tiro bene il filo. Di nuovo un argento e rivado nella teal, una teal e rivado nella teal, una teal e rivado nella pesca, una pesca e rivado nella pesca, di nuovo una pesca e rivado in quell'argento, un argento e rivado nella teal. Vedete, si sta restringendo il nostro conetto. Ovviamente la base delle perline man mano diminuisce, e questo è il risultato ottenuto al momento. Adesso, per proseguire, un argento e rivado nell'argento, le aggiustiamo, una pesca e rivado nella pesca, di nuovo e rivado nella pesca, una teal e rivado nella teal, nuovamente una teal e rivado nella teal, un argento e rivado nell'argento. Giro il lavoro e rientro con l'ago nella teal, con l'ago andando verso il basso nella teal, e risalgo nella teal e rientro anche nell'ultima perlina argentata inserita di questo giro. Di nuovo una perlina argento e rivado nella teal, una teal e rivado nella teal, vedete, una teal e rivado nella salmon, una salmon e rivado nella salmon, un'altra salmon e rivado nell'argento, e tiro bene. Questo è il risultato al momento. Tirate bene, perché sennò, ecco qua, lavorare con la telecamera non è facile. Adesso, per proseguire, una pesca e rientro nella pesca ultima inserita, stringete bene, di nuovo una pesca e rientro nella pesca, una teal e rientro nella teal, nuovamente una teal e rientro nella teal, un argento e rientro nell'ultima argento, e tiro bene il filo. Giro il lavoro e rientro con l'ago andando verso il basso in quella argentata, andando verso l'alto nella pesca e nell'ultimo argento inserita. Stringete per bene. A questo punto un argento e rivado nella teal,
una TL e vado nella TL, un'altra TL e rivado nella pesca, una pesca e rivado nella pesca. A questo punto una salmon e rientro nella salmon, le aggiusto, una TL e rientro nella TL, nuovamente una TL e rientro nella TL, un argento e rientro nell'argento, entro col l'ago solo in questa salmon, questa qui l'ultima inserita, tiro una TL e rientro nella TL, una TL e rientro nell'altra TL, un argento e rientro nell'argento. Rientro nuovamente nella salmon e nella teal, in queste due perline, eccole qua, una teal e rientro nella teal. Rieccomi ragazze, scusate ma durante l'editing mi sono resa conto che questo passaggio non era chiaro, quindi preferisco rispiegarvelo nuovamente. Abbiamo inserito l'ultima perlina, che è questa qui, la teal. Ci siamo rinfilati all'interno di questa perlina teal. A questo punto non andiamo più a inserire perline sulla nostra lavorazione, ma andiamo a chiudere la nostra lavorazione e chiudere il nostro conetto. E quindi ripasso nella teal, in questa perlina qui argentata, vedete, l'ultima, e dopo salto questa perlina argentata, salto questa pesca, mi rinfilo direttamente nella teal, quella più sporgente, poi salto questa qui in basso e mi rinfilo nella teal, sempre quella più sporgente della lavorazione, che in pratica sono quattro perline sporgenti, questa argento e queste tre teal. Quindi ripasso con l'ago e con il filo all'interno di queste quattro perline per chiudere la lavorazione, ripasso in queste perline per due volte in modo che stringo bene la lavorazione. Quando ho ultimato il mio secondo giro, riscendo all'interno di questa perlina qui argentata e ripasso in tutte le perline argentate queste laterali per riscendere all'interno della lavorazione e completare gli ultimi passaggi. Spero che la spiegazione sia chiara. In tutte le perline. Ed ecco come si presenta il conetto. Volendo possiamo già inserire all'interno la coppetta in metallo se appunto vogliamo inserirla, e a questo punto io mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille qui, col filo e con l'ago da questa rocaille qui. Inserisco due rocaille argentate sul mio ago, due, e rientro in questa rocaille sporgente colorazione pesca e tiro il filo. Adesso una rocaille pesca e rivado nell'altra rocaille, una rocaille pesca e rivado nella teal, una teal e rivado nella teal, una nuova teal e rivado nell'argento, una nuova argento e rivado nella pesca, una pesca e rivado nella pesca, una nuova pesca e rivado nella teal, una teal e rivado nella teal. Inserisco l'ultima perlina, una teal, e rientro col l'ago in questa perlina argentata andando verso il basso e la sistemo. A questo punto devo ripassare all'interno della lavorazione per fuoriuscire esattamente da questa perlina qui. Queste sono le due perline argentate inserite prima, devo fuoriuscire da questa perlina. Quindi ripasso all'interno
della lavorazione, andando ovviamente a zig zag. Ripasso, vedete, all'interno della lavorazione. Ed ecco qui, mi ritrovo a fuoriuscire dalla perlina argentata. Vado ad inserire questa sequenza di perline, due perline argentate, una teal e un bicono Swarovski da 4 mm. E vado ad inserire l'ago esattamente, vedete queste due perline teal? Io vado ad inserire l'ago soltanto sotto al filo, vado a lavorare al back stitch, vedete? E rientro nuovamente nel bicono. Ed eccolo qua, e tiro e rientro nella perlina teal e stringo bene. Inserisco questa sequenza, un'argentata, una salmon e un bicono da 4. Ripasso sempre l'accoppiata delle due perline, quindi sotto al filo di queste due pesca. Ripasso nel bicono e ripasso nella perlina pesca. Vado a fare nuovamente questo passaggio. Inserisco sul mio ago un argento, una teal e un bicono Swarovski e ripasso con l'ago, ovviamente sposto il filo iniziale, e ripasso con l'ago questa coppia qui, argento teal, solo sotto al filo. Ripasso nel bicono, ripasso nella perlina teal, stringo bene e ripasso nel bicono e nella perlina teal, in questi due, e ho posizionato la mia decorazione, vedete, con il bicono Swarovski. A questo punto vado a realizzare anche il ciuffetto. Inserisco questa sequenza, una perla da 2 mm, un bicono da 4, due perline da 2 mm, 3 rocaille 15-0 e una daga. Le porto alla fine del filo. Ed eccole qua. Inserisco altre 3 rocaille 15-0. Le porto sempre alla fine del filo. E a questo punto rientro con l'ago nelle perline bianche nel bicono e nuovamente in queste quattro perline qui, ed ecco qua, e ripasso con l'ago nella perlina questa teal, ovviamente nella stessa direzione, vedete il filo fuoriesce da questo lato e io rientro sempre dal medesimo lato in questo modo. Ripasso anche nel bicono da 4, ripasso in queste perline qui sopra, ripasso in queste argentate, in quella pesca, e ripasso con l'ago e con il filo all'interno delle perline, all'interno della lavorazione, per andarlo a bloccare. Ovviamente una lavorazione al peyote, quando ripassiamo all'interno delle perline bisogna andare sempre a zig zag, in modo che il filo non si nota, vedete? Ripassiamo più volte all'interno del conetto in modo che il risultato è compatto, anche senza coppetta all'interno, vedete, proviamo a togliere la coppetta all'interno, il risultato è uguale. Ovviamente vado a bloccare entrambi i due fili, vado a tagliare il filo in eccesso, non effetto nodini perché, ripeto, con il peyote basta ripassare all'interno della lavorazione, il filo si blocca, che è una meraviglia. Una volta tagliati i fili andremo a collegare i vari elementi, la nappina, il perno e con i chiodini. Quindi ripasso nella lavorazione, taglio i fili e ritorno da voi. Ecco qui la coppetta memola è terminata, questo è come si presenta.
Sono ripassata all'interno della lavorazione e ho tagliato il filo in eccesso. Ve lo mostro anche senza coppettina e vedete la forma è sempre quella, quindi volendo si può anche togliere la coppettina in metallo. Adesso andiamo a collegare i vari elementi. Prendo la nappina con la pinza a punte coniche, entro all'interno della nappina per creare lo spazio, lo spazietto. Prendo il mio chiodino, lo passo all'interno e vado a creare l'asolina della nostra nappina. Piego un lato, piego anche l'altro, prendo una pinza con le punte piatte, vado a girarli insieme per bloccarli in questo modo, vedete? Prendo una tronchesina, taglio questo più corto. E con una pinza a punte coniche vado a creare il mio occhiello. E adesso vado a collegare tutti gli elementi. Prendo il secondo chiodino, vado anche qui a realizzare un'asolina, apro questa asolina, inserisco questa all'interno, chiudo. Inserisco all'interno la coppettina e vado ad inserire anche fuoriesce da quest'altra parte. Mi aiuto con delle pinze. Inserisco il mio mezzo cristallo. Realizzo anche qui l'asolina. Vado ad inserire la mia monachella. Ed ecco qui gli orecchini memole completati. Spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Qui c'è anche la versione semplice dell'orecchino. Ringrazio nuovamente la signora Gerlinde Lenz. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi tutorial. Ciao a tutte!